Ciao! Allora, benvenuto nel video del top del mese di luglio. Vedremo insieme se riesco a finire il video senza sciogliermi prima, perché ho i capelli sciolti, ma andiamo subito con i top, che così acceleriamo un attimo. Primo prodotto che vi mostro è questa crema mani, questa qui, della Total Family. Si chiama crema idratante con burro di karité. Allora, io questa l'ho trovata in offerta a Tigotà a 99 centesimi. Prezzo pieno sarebbe 1,99 euro. È un 125 ml, quindi abbastanza grande, e devo dire che come crema mani per tutti i giorni la trovo molto valida, perché è una consistenza leggera che si assorbe molto velocemente, soprattutto adesso con il caldo. A me piace avercela sulle mani, ma deve assorbire, non deve ungere e soprattutto deve essere una cosa veloce. Poi alla sera invece ne applico uno strato più generoso e la lascio lì bella assorbire. Mi trovo le mani molto morbide, anche se uso i detersivi, comunque sia me le ripara bene, non le unge, non le appiccica, quindi per me funziona bene per il prezzo che ha e la quantità che ha. E cos'altro dire? È un Made in Italy, leggo, che non è malvagio neanche questo. E la profumazione sì, è delicata, ma comunque non persiste sulle mani, quindi comunque è buona, carina profumazione, ma non persistente, quindi non ci fate più caso più di tanto, e comunque mi è durata tanto e ora è proprio finita, quindi questa la mettiamo nei top. Secondo prodotto che promuovo ma appena è questa crema della Neve Cosmetics. Questa era un campioncino della crema gianduiosa. Allora, penso che sappiate che la mirtillosa non mi è piaciuta. Questa, che è la sorella, è meglio. Dice che è una crema corpo spalmabilissima. Allora, effettivamente ha una texture molto più leggera e quindi si spalma bene sul corpo e ne serve un po' meno. Quindi la si stende bene, in estate soprattutto dopo la doccia va benissimo. Idrata pochino, ecco. E la profumazione sinceramente per me non è né gianduia né cioccolato. Non so se perché è un campioncino e quindi magari la confezione grossa si sente un po' di più, questo me lo direte voi. Comunque sia, con l'inci che ha sicuramente non è malvagia come crema, ma io la consiglio intanto come crema mani e non corpo, così dura di più, anche perché il prezzo è di 12,50 euro per 150 ml, quindi ha un prezzo davvero alto. E quindi come crema mani dura anche molto di più, perché no? Poi è bella fluida, si assorbe bene, quindi può andare bene. Oppure anche come un regalo per chi è amante del bio, in questo caso è un valido regalo. Cosa dire? Va bene, ok, è carina, si assorbe bene ed è idrata, ma sei stirato proprio, o se no come regalo la crema gianduiosa. Veniamo ora al prodotto rivelazione di luglio. È stata questa crema corpo del Le Rocher, si chiama Latte Nutriente Riparatore. Intanto è senza oli minerali, senza coloranti, senza parabeni, cosa importante, e si vede anche dall'inci. E poi le mini taglie che fa questo marchio, cioè Le Rocher, ed questo era un omaggio infatti, è un 30 ml, quindi è anche bella grande da provare ed da testare. Cosa dire della crema in sé? È una rivelazione che io amo. È un latte, quindi è un latte che è molto leggero, molto delicato, si applica sul corpo, si stende bene ed si stende benissimo, perché un latte assorbe immediatamente e idrata davvero tanto. Allora, io in estate non amo le creme sul corpo perché appiccicano, perché non mi piacciono, ma dopo la doccia comunque sia una crema la do, e questa mi piace un sacco perché assorbe immediatamente ed non ti lascia l'effetto unto, quindi wow. Poi è super idratante anche dopo che la pelle è stata un po' al sole, iniziate a vedere che è leggermente arrossata, con questa viene lenita, idratata e wow. Quindi sicuramente questo prodotto io lo straconsiglio per il periodo estivo, perché chi non ama le creme sul corpo come me ad esempio, questa è fantastica. È un latte che intanto ripara davvero, nutre la pelle, e poi anche l'inci non è malvagio, quindi fateci un pensierino. Questa è la
Latte è rilipidante nutriente del Livrochet. Altro prodotto che promuovo e non avrei pensato è questo gloss della Kiko. Si chiama Unlimited Lip Gloss. E il colore non lo troverò mai. Fa lo stesso se non vi dico il colore, comunque è questo qui, un tubetto. Intanto io non amo i gloss, lo sapete benissimo, ma questo mi ha un po' sorpreso. E il colore, ve lo faccio vedere un po' questo, il tubetto è scomodissimo, prelevare il prodotto alla fine e proprio rivistare e schiacciare non mi piace, anche l'applicatore che è questo qui è un po' scomodo sulle labbra, ma comunque se non perdo il tappino, cosa dire? Intanto non è come i soliti gloss, ma questo ha un colore bello pieno e poi, come posso dire, non è troppo appiccicoso. Non lascia le labbra appiccicose con che ti hanno i capelli davanti, si appiccicano. No, non è una cosa del genere. Il colore è bello pieno, l'ho già detto. E lo strato che c'è sopra, appiccichino appiccichino, come lo chiamo io, va via molto velocemente. Sotto lascia un leggero strato di colore che tende a colorare le labbra per un po' più di tempo. Certo, è un gloss, quindi se ci mangiate va via, se bevete un po' macchia, però comunque sia meglio di molti altri gloss che io invece non amo. Unica cosa, non ne mettete tanto perché sennò sborda un pochino, è pur sempre un gloss cremoso. Comunque, sapendo che non li amo, questo anche da portare in borsetta, applicare per dare un po' di colore. Non è malvagio e quindi la sufficienza gliela diamo. Ultimo top per questo mese è questo deodorante della Licia. Allora, questo si chiama antiodorante Pure Talc protezione asciutta 48 ore, è un roll-on e io l'ho provato per caso perché era in offerta e quindi ho detto vabbè, proviamolo. Sono rimasta sorpresa, devo dire, perché intanto questo l'ho proprio finitissimo, ha una profumazione di talco che assomiglia molto al famoso borotalco. Poi, intanto non contiene alcol e quindi va bene perché non irrita la pelle, però contiene sali da lume. È un 50 ml. Cosa dire? Ah sì, intanto prima di tutto è un roll-on, quindi ci mette un pochino ad asciugare sulla pelle e ovviamente non datene tantissimo, se no fa uno strato, ma questa è una cosa normale. Ci mette un pochino ad asciugare. E attenzione a non vestirsi quando è ancora bagnato perché sennò tende a macchiare i vestiti. Una volta che è asciutto, comunque sia, dura tranquillamente la giornata, la classica giornata, di più non so perché io comunque a fine giornata mi lavo e quindi dura tranquillamente la giornata, non macchia, se è asciutto non macchia i vestiti né bianchi né scuri né colorati e altra cosa, non irrita la pelle. Non l'ho provato proprio con il caldo che c'è stato, perché l'avevo finito. Comunque sia, con primavera e inizio estate non mi ha dato problemi. Quindi, per me, quando l'ho trovato in offerta, potrebbe anche essere una valida alternativa. Certo, se amate i deodoranti roll-on, a me non fanno impazzire, però ultimamente sto provando di questi perché trovo che intanto danneggino meno l'ambiente rispetto a quelli in spray. E poi siano più pratici sicuramente. E questo può andare bene. Sicuramente un buon deodorante. E poi sa davvero di borotalco. Quindi wow! Finiti! Quindi questi erano tutti i top del mese di luglio del 2016. Sono riuscita ad arrivare a fine video senza sciogliermi. Forse perché anche c'è un po' il tempo strano oggi. Comunque sia, se vi sono stata utile, mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty. Se avete provato qualcuno di questi prodotti, fatemelo sapere e ditemi come vi siete trovate. Alla prossima, ciao!